È l'11 febbraio 2023. Quando il furgone si ferma nel parcheggio della questura, la sera inizia ad avvolgere i palazzi. Antifa, Duce, Mussolini è l'accoglienza che ricevo nell'atrio e sono anche le ultime parole che riesco a comprendere prima di essere travolta. Nell'ufficio nessuno sembra preoccuparsi del fatto che sono ancora ammanettata stretta dietro la schiena, ma in compenso continuano a ripetere una sola parola. Ania? Ania? E mi fissano come se si aspettassero da me una risposta. Chi poteva immaginare che in ungherese Ania significa mamma e che il nome della madre in Ungheria è un elemento fondamentale per identificare le persone, al pari della data di nascita. Poi i ricordi si fanno concitati. 3 giorni di fermo e spostamenti ripetuti. La città di Cegléd e poi di nuovo Budapest. In tribunale e poi mi mandano in galera. Queste sono le parole di Ilaria Salis, insegnante elementare di Monza, attualmente detenuta da un anno nel carcere di Budapest, in Ungheria. Queste annotazioni risalgono a poco dopo il suo arresto. La donna è accusata di aver aggredito 2 estremisti di destra durante una manifestazione e di aver scambiato un passante per un militante politico. Dopo mesi di silenzio, il caso è diventato di notorietà pubblica grazie a un video che mostra la Salis incatenata mani e piedi, legata a un guinzaglio durante un'udienza in tribunale. Le immagini hanno suscitato indignazione a livello mondiale, portando alla luce le condizioni carcerarie decisamente disumane a cui la Salis sarebbe sottoposta. Solo di recente la donna è riuscita a incontrare suo padre, Roberto, che sta lottando per riportare la figlia in Italia. Ha sollecitato le istituzioni affinché la donna sia trasferita ai domiciliari, considerando che la prossima udienza del processo è prevista tra più di 3 mesi. Tuttavia, al momento non sono stati compiuti progressi significativi. Papà Roberto, accompagnato dall'avvocato Eugenio Lasco, ha avuto incontri con i ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio, ma finora non si sono registrati progressi tangibili. Ci hanno lasciati soli. Credo che mia figlia resterà ancora per molto tempo in carcere e temo che la rivedremo incatenata in tribunale. I ministri hanno evidenziato che i cosiddetti principi di sovranità giurisdizionale di uno Stato impediscono qualsiasi interferenza nella conduzione di un processo. In parole più semplici, la richiesta di sostituzione della misura cautelare dal carcere in Ungheria ai domiciliari in Italia presso la nostra ambasciata non è possibile. Ilaria rischia una pena fino a 24 anni di carcere, affrontando 2 capi d'accusa distinti. Il primo, la partecipazione a un'organizzazione politica criminale, che secondo il codice penale ungherese comporta una pena variabile da 2 a 12 anni. Il secondo, l'aggressione e lesioni gravi nei confronti di 3 vittime, equiparate dalla legge ungherese a tentato omicidio colposo. L'insegnante proclama la sua innocenza, ma l'accusa sostiene che abbia partecipato attivamente a 2 diversi episodi violenti. Il primo coinvolse 2 neonazisti che stavano passeggiando autonomamente, mentre il secondo riguardò un cittadino ungherese che, innocente, si dirigeva a cena con gli amici e fu scambiato per un nazista. 2 cittadini tedeschi, un uomo e una donna, sono stati arrestati insieme a Ilaria. Il primo ha già concordato una pena di 3 anni, confessando di far parte di un'organizzazione politica criminale. La cittadina tedesca, accusata dello stesso reato, non ha patteggiato, ma le è stato concesso il rimpatrio in Germania nonostante sia sotto processo in Ungheria. Questa disparità di trattamento rispetto a Ilaria si spiega perché i 2 tedeschi non sono accusati delle 3 aggressioni, ma solo di propaganda. Tuttavia, le prove che incriminerebbero Ilaria non sono ancora state rese pubbliche.